Oggi per iniziare la giornata ascoltiamo musica. Il volume è un po' alto, ma qualche volta sono anch'io su di giri. L'unico vero amico fedele che possiedo è la musica. Non devo preoccuparmi un granché. Basta che accenda la radio, Deo gratias, so come accenderla, e che la spenga. Non sono tanto sicuro di come si fa a spegnerla. Parlate con noi. Qualche volta mi sento inutile. Provo un grande senso di vergogna per non essere in grado di fare le cose ed essere così ottuso. Siamo goffi, smemorati e naturalmente i nostri caregiver lo capiscono, anche se penso che debba essere molto dura anche per loro, perché alcuni come me sono molto ostinati. Vogliamo che le cose vadano come prima. Ed è proprio questo che non riusciamo a sopportare, di non riuscire a essere ciò che eravamo. Un'altra cosa che fa impazzire dell'Alzheimer è che nessuno vuole parlare con noi. Parlate con noi. Forse ci temono, ma non possiamo rassicurarli. L'Alzheimer non è contagioso. Non riesco proprio a conversare bene, questo è limitante. Non riesco a pensare a una cosa prima che qualcun altro l'abbia già detta, anticipando quello che dovevo dire. Le parole si confondono e quando non trovo una parola provo frustrazione. Ogni volta che converso con qualcuno c'è sempre una parola che non riesco a ricordare. Intendo vivere la mia vita con una certa dignità e con un po' di intelligenza residua. Avere cervello sarebbe maledettamente interessante. Non voglio dire come fanno tanti, non c'è più niente da fare, sono spacciato. Beh, talvolta si pensa così, ci si sente limitati. Nessuno t'ha imposto queste limitazioni, ma esse sono rappresentate dalla possibilità, o meno, d'andartene in giro, senza perderti. E sempre che tu sia in grado di fare qualcosa, hai la sensazione che sia incompleto. Ed avere fatto la cosa sbagliata.
Thank you.